Se no... No, Simo... Fallo dopo, fallo dopo. Questo? Let's go! Odio no. Le... Stop! Dobbiamo rifare l'intro. Del backup? Eh sì! Ma che è sta storia? Dove sono? Netflix ti chiamerà. Bella che lì. Più bella che già. Serie da classificare. Simone da fare su di te. Inclassificabili. 2. Sì, così è bello. Chissà di brutto. Ragazzi, ragazzi, benvenuti in una nuova puntata di Inclassificabili. Ma quanto vi piacerà Inclassificabili? Io non sopporto più dare voce. Oggi andiamo a inclassificare i... Ad inclassificare. Inclassificabili, sì. I momenti da non ripetere a casa, le cose da non fare a casa. Ma ovviamente prima dobbiamo illustrare le grandi novità che hanno fatto fare il balzo qualitativo, ovvero i buzzer con cui possiamo fissare, cioè, non, eccetera, non riesco più a nominare. Ma vabbè. Poi la regia che ci sta dietro vive. Comunque, per prima cosa dobbiamo nominare le nostre categorie. Quindi prima è non si fa. Ah, ok. Ah, vuoi partire subito così? Sì, 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 sì. Non si fa mai. Per niente. Non si fa mai. Sì. La seconda è qui non va bene. E qui non va bene. Ma sì, ma sì, ma sì. Va, va bene. Decidete. Ma sì, si fa. Oh, aspetta. Si fa. È ora di farlo. Va, è ora di farlo. Va bene. Per primo c'è... Revenge. Fammi vedere cosa non si può fare assolutamente. Questa. Oddio, coinvolge la cucina questa cosa. Ricordatevi che... Cosa andavi a fare? Mettere i funghi? Ma che funghi sono? E che sarete per sempre. Quei funghi. Sarà una serata indimenticabile. Le cose da non fare a casa. Conoscere Dario Moggi. Ma perché è che serve una zuppa de... Cioè, una... Va, ma sì, ma fai una festa incredibile e ti mangi una zuppa con i funghi? No. Eleanor. Questo è quello. Ah, sì. Non sta funzionando. Funzionerà, ok? Tutti hanno divorato la cassoulet, fida. La? Ma che posta, che posa è questa qua tra l'altro? Era comoda. Sembra... Una roba... droga. Ma momento, Guzio. Credo sia illegale tra l'altro come atto da fare. No. Dario. Che si fa? Perché sto, guarda, sto pensando a Gubbio. Bello. Ah, ma l'hanno fatto per far divertire tutti nella festa. Come dice il titolo, cercano vendetta. Ho capito, ma stanno a far divertire tutti, hanno drogato la gente. Sì. Sempre, che questa è una cosa... Io metto ora di farlo, perché io me la collerei. Ma non ci si droga. No, vabbè, ma ipoteticamente, nel nostro mondo di Inclassificabili 2. La droga non si fa. Sì, ma nel mondo ipotetico di Inclassificabili 2. Qui non va bene. No droga, no drogare, no drogarsi. Questa dovrebbe essere Bojack Horseman. Esatto. Ok, è Bojack Horseman. Il momento in cui Hollywood diventa Hollywood. Ok. Vediamo, vediamo. Sei te praticamente, quindi dovresti vederlo. Beh, fai te. Sì. La polizia si affanna per capire che abbia rubato la dita alla famosa scritta sulla città. Holly cosa? Strano. Stranissimo. Non... L'hai fatta passare dalla narice? Ah no, c'è un buco nella bocca. Schifo. Ti sto soffocando. Aiutami. Ok. Non è stata una bella esperienza. Che è successo? Niente, ha rubato la D di Hollywood. Dai, non si fa. Illegale anche questo, furto. Progassa. Ma sì, dai, ma sì. Ma sì. Vai. Ok. Oh, che divertente. Dai, Simo, veramente. Senti che ora, ieri c'era puzzo di popcorn, oggi di banana. Sembra di stare in uno zoo. Dai. Non puoi dire questa cosa. Ho una domanda per voi. Per noi? Sì. Avete mai rubato una lettera? In che senso? Ma che cazzo di domanda è? Un cartello. Hai mai rubato qualcosa? Ma hai mai un rubato cartello? Qualcosa? Hai mai rubato qualcosa? Sì, aia, il vaccino. Non ti sei fatto vaccino, poi sono... questo, cioè sì, ma non qua. Ok. Jackass. Jackass, credo che ci sia, le clip...
Dai, lo mettiamo subito in cose da fare subito. Questo è il quarto capitolo, una bomba che aspettavo da tantissimo tempo. Forever. Vai. Poi lui sempre alle palle. Le palle, certo. Chiaro. Tra l'altro in Sojagas hanno introdotto... Pukis. È il più forte di tutti. No, dai, ma non... Ma come ha fatto a sgarrarsi il cazzo? Io però qua sono molto diviso. No, le palle no, fa male, non si fa. Quindi? Cioè, divertente, magari, però non... No. Quindi qui però... Qui non va bene. Io direi qui non va bene perché ok, non si fa per le palle tutto, però un minimo a Jagas bisogna... Quando ero più piccolo, io ero fan di Jagas, e quando... Quello è un pezzo di banana, sto per vomitare. Dai, Simo. Jagas, non fatelo a casa, mi raccomando. Questi sono stati. È la base. Però lo facevi. Non fatelo a casa, qui non va bene. E, o qui non si fa mai per la gravità delle cose che fanno. Io metterei tutto in è ora di farlo, per ora di quello che ho visto. Però. Allora, passiamo alla prossima clip. Vai, tocca a te. Il prossimo titolo è. No! Sì, invece. Non ha detto niente. Scam. Scam? Scam. Quindi... Scam è veramente una delle cose. Siamo andati sotto casa sua di notte con una scatola di acciughe. Sì. E praticamente con una lima abbiamo spostato la guarnizione del finestrino della macchina. Ci avete presente, no? Lo spazio tra il finestrino e la gomma. La gomma, sì. Posso dire una e cosa? Ci abbiamo infilato dentro le acciughe. Eh no, non si fa. Vai. Aspetta, ma tu hai capito? No, non ti seguo. Perché dopo un po' le acciughe dentro la portiera marciscono e la macchina comincia a puzzare di morte. Ma che schifo, zio. No. Io ho fatto una cosa simile, non con le acciughe però. Che schifo. No, non siamo d'accordo, lui si è meritato. Un mio amico ha cagato sopra un fazzoletto e poi questo fazzoletto l'ha messo sul cruscotto di una macchina di un altro mio amico e l'ha lasciato lì. E quando questo mio amico ha riaperto la sua Agila ha trovato questa merda e tra l'altro aveva anche... preso potenza grazie al calore del sole, c'era questa Agila che ha cessato di puzzare io credo dopo un mese e mezzo. A quei tempi ognuno di noi non sprecava mai una merda. Questo io lo metto in... ma... sì! Bah. Perché bah? Dai. Cosa non fa di meglio? Le acciughe. Tu racconti la merda. È vero, hai ragione. Ci sta. Non mi dare colpa. Ah, meno male. Elo! Oh, fico. E la prossima invece è Ace Ventura. Bellissimo. Ace Ventura, quando esce da rinoceronte. Missione Africa, questo è il secondo. Sì. Oh, mio Dio. Questo mi fa molto ridere. Cacchiate come... Questa è l'espressione del... di Jim Carrey. Incredibile. Mamma mia, che pesata di scena. Vabbè, è ora di farlo. Sì? Sì. Va bene, ci sta. Sì, non è così pericoloso, secondo me. Semplicemente cioè, non so, brutto da vedere. Nei fatti reali stai dentro un coso chiuso in Africa. Cioè, senza dubbio. Vabbè, posso. Andiamo avanti. The Umbrella Academy. Grande 3. Simone, The Umbrella Academy 3. Ah, ok. Questo è il momento in cui lui scopre... Va a Livorno. No, questo è il momento in cui scopre di essere immortale. Ah, sì, mi ricordo. E il figlio di Diego. Devo parlare di bisonti. Gli spara in petto questo. Credo sia da non fare. No, questo per niente. No, perché anche noi perché... non siamo immortali. Beh, questo non si fa mai, dai. Allora, se tu sei immortale e comunque scopri che sei immortale. Ok, ma il bimbo non lo sapeva. È un modo comodo, nel senso. Ok, ma il bimbo non lo sapeva. Sei immortale. No, non lo sapeva. Ok, ma il bimbo non lo sapeva. No, non lo sapeva. Vuoi quindi... ripeterlo? Non ridere, mai. Quindi lo mettiamo in e non si fa mai. In qui. Non voglio fare gesture. Dai, andiamo avanti. Questo è? You. Yeah, ok. L'assassino. You. Bella serie. Questa è la stagione 3, tra l'altro. Ecco, a proposito di questo, questa è la stagione 3, ma tra poco... La quarta. Arriverà la quarta. Divisa in due parti. Rotto un vaso. Un vaso?
Era inestimabile. Era economico e pacchiano. Così non si può andare avanti. Non litigare, non peggiorare le cose. È impossibile prevedere come reagirà. Ok. Io ho rotto un vaso. E il fatto è che a volte io divento irascibile. Che stai facendo? Il suo telefono, il cellulare è tracciabile. Almeno hai riflettuto su questo prima di conficcare un'ascia nella nostra vicina. No. Un'altra cosa che non si fa, uccidere. Però qua non è immortale. Mi sa di no, mi sa che avvicina muore e basta. Quindi, no, non si fa mai. No, sempre. Non si fa mai. Dai. You are wild. No, you... Ah, questo è... Questo è Bear Grylls, che voi conoscete. Sì, certo, è un personaggio iconico. Quello che si beve il piscio, no, eccetera. Va bene, questo è you versus wild. Sì. Ci si prova. Oddio, io mangio la merda. Sempre. Prendere le ghiande. Ah. Da una cacca d'orso. Sì. Mettiva. Cos'hai che non va? Ok, forza allora. Facciamolo. Oh, cielo, puzza da morire. Ma ok, prendo con i pezzetti. Ma cosa ti sfamano queste non cose? Cioè, non... così, ti salvano la vita. Solo digerite. Ma lavale meglio, tra... Un altro pezzo. Ma non è vero che sputa? È vero, è una Non ha senso prendere dei micro pezzetti che non ti sfamano minimamente rischiando di vomitare tutto. Se tu stai in una situazione in cui non c'è assolutamente cibo, c'è la neve, tutto è morto, la vegetazione non esiste, trovi una merda con un po' di ghiande dentro, ce le mangi. Ma avevano zainetto. Ma piuttosto, perché non mangiarsi tutta la merda? Non penso che proteine. Sia commestibile. No. È uno scarto del puoi corpo. Puoi bere il piscio se sei assetato, non puoi mangiare la merda se hai fame? Il corpo umano non funziona come dovrebbe, ma sì, cioè è ora di farlo. Okay. Se tu stai prendendo di fame si fa. Ma sì. Ti piace quando succede? Sì, però l'hai cliccato quando era in ma sì. Questa non è, questa è una tua regola che non esiste. Ma voi al posto di Bear Grylls la mangereste no. Quella ghianda? Ma no, anche perché non è così. Io ho assaggiato la merda nella vita. Ma lo sai perché? Perché non è così. Come? Cos'è? Come? Io ho assaggiato tutti i miei cosi, cioè tutti i miei liquidi. Andiamo con The Office. Comunque, che c'hai? Banana. Ancora. Andrea, la prossima clip, The Office, ragazzi. Cosa succederà in The Office? Vabbè, The Office è piena di scherzi che si fanno loro due, quindi secondo me è una di queste. Vediamo un attimo. Aia, fuoco. Ah, ok, ho capito, ho capito. Oggi il fumo salverà delle vite. Che idiota, veramente. Mi spezzo. Certo, non riesco a togliermi dalla testa lo scherzo che fa lui che mette il tipo asiatico al posto. Quello è bello, però a me piace nella serie di scherzi che mostra per far ridere Stanley quello dove mette il cane uguale a lui. Sentiti odore di affumicato. Sulla sedia, sulla scrivania. Hai portato la tua carne essiccata? Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh, un incendio! Che sorpresa! E qual è la procedura? Che facciamo, gente? Il telefono è fuori uso! Oh, no, mi chiedo perché. È nel corridoio! No, non lo sai, il fumo potrebbe venire da una condotta! Oh, mio Dio! Ok, tutti calmi! Mantenete la calma! Qual è la procedura? Tutti calmi, lui se ne va! Tenetela fatto! Calma! Aspetta! È l'unico agitato! Calmi! No, Michael, no! Tocca la maniglia! Se è calda, l'incendio potrebbe essere nel corridoio! E se è tiepida? Santo cielo! La escluderei! Oh mio Dio! Non ha senso questa cosa. Vabbè, ci sta a far ridere. Ho capito, ma rischi di ammazzare la gente. No, non è vero, bastava sfondare la porta con mezzo calcio e spegnermi il fuoco. Hai visto? Simo. Questo è tipo un istintore. Sono una diavolina. È ora di farlo. Quindi lo metteresti lì? Sì. Ok. E la prossima cos'è? Una notte da leoni. Una notte da leoni. Già. Comunque, una notte da leoni. Allora, io parto dal presupposto che farei tutto. Cosa? Ti sballa, eh? Sì? Sì. Ti sballa l'elio? Un botto. Possiamo proseguire. Io parto dal presupposto che farei tutto ciò che fanno in una notte da leoni. No, non ha funzionato, però bella tecnica. Ah, quando prendono la tigre! Questo non si fa. Dove l'avete presa quella sì? Della polizia? L'abbiamo fregata
a due agenti rimbambiti. Grandi! Figurati, due con la polizia. Alza il 5! Si fa sempre le canne nei podcast, è incredibile. Nulla gliene frega. Lo devo dire, non ho mai visto un animale tanto elegante, una creatura regale. Oh mio Dio, è terribile. Però non si ricordano niente. Ma che cazzo ha nella testa, eh? Ovviamente ho un sacco di problemi. Sono malato. Sono malato. E non si fa mai. Dai, qui non va bene ormai, un pezzettino. Non si fa mai, non si muori, mai. La, ti uccide questa cosa. Va bene. È tutto morte qua. Un po' bacchettone. Guarda, invece questo le palle lo mettiamo in qui, non va bene. Ecco, così almeno hai di stilo CD. Siamo in accendino un attimo. No, 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 Simo, no, ci ritroviamo e esplode la bombola. Allora, ragazzi, quindi ora decretiamo. La scena più da non fare. Per Jackass. Dai, Jackass, per affetto nei confronti. Jackass. Sì. Ragazzi, grazie di essere stati qui con noi per questa puntata di Inclassificabili sulle cose da non fare a casa. Soprattutto non fate a casa, appunto. Grazie mille, ragazzi. E ricordatevi che Inclassificabili si fa grazie a voi. Bello. Alla prossima!